L'appunto del Sala Consilina affila le armi in vista del prossimo campionato di Serie B1 e mette a segno il primo colpo di mercato. A vestire la casacca biancorossa sarà la pallavolista di A2 Giada Gorini, alzatrice proveniente dalla Joy Volley Vicenza. Genoana d'origine, 22 anni, alto 1,81 m, Gorini ha disputato le ultime due stagioni in Serie A2 con la maglia del San Vito dei Normanni e del Vicenza. Malgrado la giovane età, quindi, la giocatrice ligure vanta già un curriculum di tutto rispetto. Prima di firmare per la Della Gorini era nel mirino di diverse società di A2 e B1, ma il DS salese Maurizio Menafre è riuscito a strapparla all'agguerrita concorrenza, assicurandosi le prestazioni della genovese. Intanto la società salese continua a rimanere sempre attiva sul fronte mercato. Da quanto trapela dagli ambienti biancorossi, sono in corso ulteriori trattative con altre pallavoliste di Serie A, anche perché non si esclude un possibile salto di categoria già da quest'anno. Abbiamo diversi contatti, afferma infatti il DS Menafre, e sono molto fiducioso di chiudere a breve. Mi preme però chiarire che ci stiamo muovendo con molta accortezza, tenendo presente sempre il budget che abbiamo messo in cantiere per la campagna acquisti. Posso soltanto dire che è quasi fatta con un'altra giocatrice di Serie A. Intanto l'Antares, su indicazioni di mister Peppe Iannarella, riconfermato all'indomani dell'approdo in B1, ha rinnovato la fiducia a ben 5 pallavoliste protagoniste lo scorso anno della storica promozione in B1. Si tratta della schiacciatrice Paola Colaruzzo, del libero Antonella Micca, delle centrali Viviana Vicenti e Giulia Radice, del capitano Marida Troiano.